Il Comune di Bisceglie patrocina questa campagna di sensibilizzazione itinerante contro la violenza in genere. Insomma, le istituzioni devono fare questo e si devono mettere in prima linea. Le istituzioni sono presenti e sensibili a questo tipo di progetto, di attività, tanto che l'associazione Lucrezia Borgia è sensibile quindi a promuovere queste iniziative che il Comune di Bisceglie condivide appieno. Ed è bene partire dai più piccoli, ed infatti il progetto è cominciato nelle scuole primarie, cercando di far capire ai più piccoli il significato della violenza di genere, per poi cercare di farli crescere con un pensiero comunque sano, con la capacità di saper fare le giuste distinzioni. L'Osservatorio Nazionale Lucrezia Borgia è sempre impegnato in questo tipo di attività, perché però partire dai più piccoli? Allora, questo è un progetto che fa parte del nostro piano operativo 2014-15 e le campagne di sensibilizzazione e di prevenzione contro le violenze in genere fanno parte di un piano operativo del Ministero per le Politiche Sociali e della provincia BAT e del Comune di Bisceglie. E questo è un progetto itinerante, cioè nel senso che si parte dalle scuole primarie e andremo fino alle scuole superiori di Bisceglie. Partiamo dalle scuole perché sono i più giovani che devono sapere che la violenza di ogni genere non va bene. Quindi è meglio educare già da piccoli contro la violenza. La risposta dei bambini qual è? Allora, la risposta ai bambini di ieri e oggi del secondo circolo didattico Vincenzo Caputi, e ringraziamo il suo dirigente scolastico, il professor Gaetano Ragno, è molta attenzione, e stanno capendo che è un fenomeno che va studiato.